Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di questa levigatrice roto-orbitale della Ryobi che io possiedo da circa un anno e quindi posso darvi una buona, diciamo, recensione perché l'ho usata abbastanza per poter, diciamo, valutare. Infatti, da come si vede, è stata abbastanza, diciamo, messa a dura prova e diciamo che ha risposto molto bene e ne sono veramente soddisfatto dell'acquisto. Come dicevo, in questo anno l'ho sottoposta a lavori molto intensi e devo dire che ha fatto il suo lavoro senza nessun problema. È un piccolo Caterpillar, motore da 300 watt e ha una regolazione della velocità, come si può vedere da qui, che va da 1 a un massimo di 6 e in modalità 1, diciamo, abbiamo circa 7000 giri al minuto e invece in modalità 6 abbiamo circa 12000 giri al minuto. E la presa, diciamo, è molto ergonomica, molto comoda, con i pulsanti di accensione e spengimento qui e qui che sono molto a portata, diciamo, di mano. Mentre si lavora si può spengere e accendere. Ha un sistema ciclonico di aspirazione con un cassettino, aspira, diciamo, aspirapolveri. Con al suo interno, come possiamo vedere, come al suo interno, vedete, c'è ancora un po' di polvere dell'ultima lavorazione effettuata. Con al suo interno un piccolo filtro, un filtrino, e devo dire che ha una buona aspirazione. Volendo eliminare questo cassettino, si può collegare l'aspiratruccioli direttamente qui. Allora, il platorello è da 125 mm e ha un ottimo strappo, una buona presa. Basta solo centrare bene i fori di aspirazione e comunque ha un ottimo strappo. E io ho già sostituito una volta il platorello perché comunque, come ho già detto, ho sottoposto, diciamo, la macchina a sforzi veramente veramente duri e quindi in automatico il platorello ne ha risentito e si era un po', diciamo, rovinato e l'ho sostituito con un ricambio, diciamo, originale. E da 125 con un'orbita da 2,4 mm, compie un'orbita e da 2,4. Adesso facciamo una piccola prova dimostrativa di come lavora la nostra macchina con una carta da 80. Andiamo a levigare questo pezzo, cioè a levigare, a sverniciare più che altro questo pezzo. Velocità impostata io la metto sempre quasi sui 4-5, non la porto mai al massimo per non far scaldare troppo l'abrasivo. Un'altra cosa è il cavo di alimentazione, comunque anche un'altra buona soluzione, un'altra buona, diciamo, e dotazione è all'incirca lungo 3 metri, quindi potete benissimo spostarla un po' con i 4. Ecco qua, con poche passate comunque riesce benissimo a togliere il prodotto sopra il legno e
veramente buono, veramente ottimo. Niente che dire, in conclusione io la ricomprerei perché ha fatto il suo lavoro, anche duro, e il prezzo di acquisto è stato molto buono e anche molto resistente come materiale. Io vi lascio il link in descrizione, come già vi ho detto, e per poterlo acquistare, e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi e mettete un bel mi piace. Ciao ragazzi!